16,40 più 40,30 fanno 56,70 totale. Va bene, metta tutto sul conto. Sono già d'accordo col titolare. Mi può ripetere il suo nome? Gino Autostrada. Allegra mattina di agosto, splende il sole. Esco e vado al bar in piazza a fare colazione. Mi guardo intorno, centinaia di persone. Cerco qualcuno con cui fare conversazione. Perfetto, adesso dovrei soltanto passare in posta. E per stamattina ho fatto tutto, finalmente. Mi scusi, spero di non disturbarla, un accendino? Sì. Saprebbe anche indicarmi l'ufficio postale più vicino. Certo. Ehi, aspetta, ora ti ho riconosciuto. Ti ricordi? Ti incontravo sempre a casa di Pluto. Certo che mi ricordo Gino, ti vedo in forma, questo abito grigio assai carino. Dai, raccontami un po' come prosegue il tuo cammino. Vivi ancora a Berlino, sei qui per il compleanno del tuo ex vicino. Stasera alla sua festa sarò presente, ma sono tornato permanentemente mentre stavo qui in ferie. Ho trovato una compagna nuova, allora ho preso l'occasione buona per ristabilirmi qui ancora, dopo 5 anni che sono tanti. Ho un'infinità di storie interessanti da raccontarti. Poco più di un anno fa fui vittima di bande criminali, il mio nome è finito su tutti i quotidiani locali. Stavo mangiando una focaccia al formaggio mentre contavo l'incasso e pianificavo un viaggio a Glasso, quando è entrato nel negozio un uomo basso con un dente marcio a chiedere se faccio un preventivo per la vasca idromassaggio. Mentre parlo entra il suo socio alto, biondo e vestito da frocio, punta una mitragliatrice e dice taci, apriamo il fuoco. Ma invece di spaventarmi gli ho risposto è tutto a posto, perché quest'arma è un giocattolo, ne so, le riconosco. Allora estra un coltello e mi invita a stare calmo. Intanto gli lancio addosso un tavolo di marmo. In un istante cade a terra sanguinante. Mi spiace ma non sono un infante, ne ho viste tante. È giunta un'ambulanza e poco dopo anche la polizia, chiedendomi cos'è successo all'uomo in agonia. Ho parlato di legittima difesa, ho parlato per 6 ore finché esausti sono andati via. Comunque, a parte questo evento violento, è stato un anno stupendo. I dipendenti hanno alzato lo stipendio avendo il 30% più eccellente nel commercio da tempo, non mi perdo di certo. Ieri ho visto Sergio, abbiamo mangiato carne di cervo a Cerro. Ha svuotato la macchinetta del bar in 100-300. E allora con una vincita inaspettata poi... Vedi com'è la situazione? Parli troppo, fermati, frate, sei un asciugone. Un fiume di parole a raffica, che confusione. Perdonami un malore, devo andare dal dottore. Vedi com'è la situazione? Parli troppo, fermati e respira, asciugone. Un fiume di parole a raffica, che confusione. Perdonami un malore, devo andare dal dottore. Se devi andare dal medico ti do un passaggio, così intanto ti racconto del mio ultimo viaggio fatto insieme a Carlo, un sardo matto, suo collega, storia mega, nel casino di Las Vegas. Che casino quella sera c'era. Interessante, quanti giorni siete stati lì? Soltanto 13, ma ridevamo tutto il dì. E poi la notte che bordello, fratello, ora ti racconto meglio. Ehi, mi senti? Sei sveglio? Oh, scusa, sai, mi gira la testa, che sonnolenza. Comunque è un piacere stare qua in tua presenza. Il medico è qui dietro, giusto qualche metro. Ti saluto, ci vediamo stasera alla festa di Pluto. Perfetto, non mancare che ci divertiamo, dai. E certo al suo compleanno non manco mai, lo sai. Alle 9 sono là, ci puoi contare, fra. Yeah, che bello ci sarà, figa volontà. E questo adesso pensa che io ci vado veramente. In teoria l'avevo in programma, ma se c'è lui, io sto volentieri a casa, sicuro. O comunque andrei da un'altra parte. Vedi com'è la situazione? Parli troppo, fermati, frate, sei un asciugone. Un fiume di parole a raffica, che confusione. Perdonami un malore, devo andare dal dottore. Vedi com'è la situazione? Parli troppo, fermati e respira, asciugone. Un fiume di parole a raffica, che confusione. Perdonami un malore, devo andare dal dottore. Oh, veramente, non riesce a fermarsi un momento. Ha sempre qualcosa da dire su qualsiasi argomento. Non riesco più a stare dietro a quello che dice. Asciuga più della mia asciugatrice. Veramente, un asciugone allucinante questo. Credevo ce ne fossimo liberati 5 anni fa. E invece l'erba cattiva non muore mai. Quella buona finisce subito. Vedi com'è la situazione? Parli troppo, fermati, frate, sei un asciugone. Un fiume di parole a raffica, che confusione. Perdonami un malore, devo andare dal dottore. Vedi com'è la situazione? Parli troppo, fermati e respira, asciugone. Un fiume di parole a raffica, che confusione. Perdonami un malore, devo andare dal dottore.